Buongiorno a tutti, spero che il microfono funzioni. Devo dire che io sono sempre molto contento di partecipare a questo evento perché è un po' informale, non è troppo protocollare e quindi ci permette di parlare un po' spontaneamente, off the records, anche se c'è qualche giornalista per la verità. Comunque, facciamo finta che non sono ci sia. Sono sempre pericolosi. Facciamo finta che non ci sia, uno è a mia destra tra l'altro. Voi vedete il mio nome non in questa sezione ma in quella del pomeriggio che era dedicata alla moda, quindi ero pronto a fare un discorso frivolo, invece mi trovo a fare un discorso serio e soprattutto dopo il viceministro Del Re che ha appunto dato una panoramica molto esaustiva di tante cose buone che fa l'Italia in Africa e tante cose importanti che succedono in Africa. Quindi magari io cercherò un po' di approfondire con la visione di chi ha passato 20 anni della sua vita in Africa, da ultimo appunto come era stato ricordato dal nostro moderatore in Etiopia, dove stanno succedendo tra l'altro numerose cose. Allora io vorrei partire in questa conversazione che facciamo da un dato un po' paradossale. Noi fondamentalmente diciamo che in Africa si richiede e noi siamo capaci di esportare il modello delle piccole e medie imprese tipico del nostro territorio e le modalità del distretto, del cluster che possono effettivamente ricordare anche dei metodi di lavoro africani ed essere più facili nella realizzazione. Ma ci sono due contraddizioni su questo, cioè noi abbiamo un sistema di sostegno alle imprese che è debole. Per cui proprio le imprese che non ce la fanno ad arrivare in Africa sono le piccole e medie imprese, oppure quelle che ce la fanno ma con incredibili sforzi. E quindi il primo messaggio che tutte queste riunioni devono mandare è che noi dobbiamo riuscire finalmente ad avere queste banche, questi istituti finanziari che favoriscano l'ingresso delle nostre imprese non solo in Africa ma anche in altri territori, nel mondo, in Sud America, in Asia, eccetera. Perché altrimenti per un piccolo operatore, io posso testimoniare veramente tante difficoltà che loro si trovano ad affrontare, è troppo duro competere con Turchia, India, Cina, Giappone, che sono i nuovi coloro che intervengono ex novo in Africa. Per non parlare poi degli Emirati, dell'Arabia Saudita, di tutta l'attenzione che il Golfo ha soprattutto nei confronti del Corno d'Africa e dell'Africa orientale. Se noi andiamo a vedere questo dato molto incoraggiante, molto di cui dovremmo essere orgogliosi, che l'Italia è fra i primi investitori in Africa, 11,6 miliardi, secondo la più gran parte delle statistiche, nel 2016, ma pare addirittura di più, e comunque con investimenti ex novo, nel 2017, però io non sono in grado di darvi un numero, ma pare che insomma ci aggiriamo su quelle cifre o addirittura le superiamo. Però se poi andiamo a vedere qual è la sostanza di questo investimento, vediamo che sono tutte le grandi imprese, cioè sono i nostri grandi gruppi tipo Eni, Enel, Enel Green Power, CNH, CNH vuol dire Fiat fondamentalmente, Iveco, e mentre invece il contributo che questa diciamo grossa componente di investimenti viene dato dalle piccole e medie imprese che pure sono quelle che noi cerchiamo di promuovere e di esportare, è piccolo. Molto spesso le piccole e medie imprese che sono in Africa non risultano neanche come piccole e medie imprese italiane, perché sono piccole e medie imprese di diritto etiopico, di diritto keniano, di diritto della Costa d'Avorio, ma non risultano neanche in questi numeri che vengono riportati in queste tabelle, perché sono famiglie italiane che per fare business si sono date un cartello nazionale. Quindi questo mi pare un qualcosa di molto importante da premettere. La seconda cosa che io vorrei dire è che l'Africa non ha bisogno, se noi guardiamo appunto questa grande sfida di cui spesso si parla, della migrazione, di creare posti di lavoro in Africa, a parte che è un'impresa titanica, ma allora se vogliamo creare posti di lavoro in Africa occorrono gli investimenti e quindi l'import-export naturalmente fa comodo alla nostra economia perché noi siamo un paese esportatore, siamo esportatori di manufatti
e traiamo molto beneficio dalle esportazioni anche in Africa, anche se la fetta è ancora ridotta rispetto ai grandi paesi verso cui esportiamo, tipo Stati Uniti o altri paesi europei. Però secondo me appunto l'Africa ha bisogno di investimenti. Se noi vogliamo creare posti di lavoro occorre incoraggiare, e torniamo al discorso delle coperture finanziarie, imprenditori europei, non solo italiani, ad investire massicciamente nel continente. Altrimenti questo problema migratorio di cui spesso sentiamo parlare, che non deve essere l'unica lente di ingrandimento con cui noi guardiamo all'Africa, perché la nostra storia di italiani in Africa è molto più ricca di questo, rimarrà un argomento zoppo. Cioè noi saremo molto forti, cioè saremo individuabili per la nostra politica migratoria, ma non saremo individuabili per la nostra politica di investimento altrettanto forte e altrettanto decisa. Tuttavia ci tengo a dire, e poi qui concluderei, che è un'impresa titanica. Chiunque è stato in Africa sa che è vero che ci sono i reticoli delle imprese, che l'Africa effettivamente a volte cresce addirittura a due cifre, 11%, 12%, ormai molti stati si attestano tra il 5 e l'8%, ma se voi circolate vedete che ci sono sacche di povertà mostruose. Queste sacche di povertà sono ancora più mostruose in certe zone critiche, tipo il Sahel. Il Sahel, per metà del Sahel, è fuori dal controllo degli stati e dei governi nazionali. Pertanto si alimenta di tutto, cioè traffici irregolari, criminalità, terrorismo. Quindi chi poi sarebbe così interessato a investire in quelle zone del mondo? Penso molto pochi. Quindi secondo me dobbiamo uscire tutti, e questo è proprio il foro giusto per poterlo fare, dalla propensione agli slogan, e bisogna anche entrare, per quanto possibile, nel poco minutaggio disponibile per ogni relatore, nei problemi reali. L'ultimo aggancio che vorrei fare è questa nuovissima opportunità, perché si parla anche di opportunità, costituita dalla pace in Corno d'Africa fra Etiopia ed Eritrea. Avete visto che il primo ministro Conte, il primo viaggio in Africa l'ha fatto proprio in Corno d'Africa per testimoniare proprio questo appoggio, questo sostegno importante dell'Italia ad Etiopia ed Eritrea. Secondo me è stato un gesto molto indovinato, per cui il nostro ministero anche ha fatto la sua parte importante di proposta, e da questo incontro è scaturito che entrambi i paesi, entrambi i leader, quindi Abiy in Etiopia, che è un leader estremamente coraggioso e veramente merita tutto il nostro applauso, e Afewerki per l'Eritrea, effettivamente chiedono all'Italia di tornare, soprattutto in Eritrea perché in Etiopia già ci siamo, di tornare in forze a investire nelle infrastrutture, nelle strade, nei porti, ma anche nell'agroindustria, nel tessile, che sono un po' i nostri marchi di fabbrica. E naturalmente in Eritrea non credo che sia facilissimo investire, quindi occorre anche che in tutti questi paesi si crei quello che si chiama business climate favorevole, e in questo momento sono certo che non c'è in Eritrea e deve migliorare molto in Etiopia. Su queste prime linee di demarcazione io finirei il mio intervento. Grazie. E restituirei al nostro moderatore. Grazie. Grazie.